Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il governo Letta si è dimesso, subito consultazioni, Corte dei Conti, a nuove manovre. Caso Marò, Letta, impegno dell'Italia, continuerà. Il premier Letta ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del capo dello Stato Napolitano, che ha subito precisato che non ci sarà un passaggio parlamentare per formalizzare la crisi. L'annuncio delle dimissioni era stato dato dallo stesso premier via Twitter. Le consultazioni cominceranno oggi pomeriggio per concludersi domani. Monito della Corte dei Conti, va sciagurata l'eventualità di nuovi interventi di correzione del disavanzo riproduttivi di un circolo vizioso. Per la magistratura contabile il contesto economico è ancora difficile, anche se non sono mancati sul finire del 2013 i primi segnali di ripresa. L'impegno dell'Italia continuerà con determinazione fino alla soluzione della vicenda dei due Marò italiani, lo assicura il premier Enrico Letta, che ha presieduto la riunione interministeriale sulla questione dei due fucilieri. Intanto il governo indiano starebbe valutando la possibilità di una incriminazione dei due militari italiani nel quadro della legge ordinaria e non in base alla legge antipirateria. Un matrimonio non riesce solo se dura, ma è importante la sua qualità, il messaggio che lancia Papa Francesco alle giovani coppie a San Pietro per San Valentino. Per Bergoglio vivere insieme è un'arte, un cammino paziente, bello e affascinante e che non finisce. Almeno 133 bambini sono stati uccisi e mutilati negli ultimi due mesi nella Repubblica Centrafricana nel corso delle violenze tra le milizie anti-Balaka e i combattenti ex Seleka. Lo denuncia l'UNICEF a Buali, a nord-ovest della capitale. Una vittima su quattro è un bambino. Gli scontri tra le parti in lotta si sono intensificati negli ultimi giorni. Michael Schumacher avrebbe superato l'infezione polmonare che minacciava il suo già critico stato di salute dopo l'incidente sulle nevi di Méribel, lo rivela il quotidiano tedesco Bild. Il pilota è ricoverato nell'ospedale di Grenoble, dove si trova in coma da alcune settimane. Questa volta il 7 campione del mondo non corre nessun pericolo. Christoph Ineroffer ha vinto la medaglia di bronzo nella supercombinata maschile alle Olimpiadi di Sochi 2014. L'azzurro ha chiuso la prova in 2:45.67 a 0:47 dallo svizzero Sandro Viletta, che ha trionfato in 2:45.20 argento per il croato Ivica Kostelic.